ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. I lavoratori della Mondial Sole Group insieme ai sindacalisti che si stanno battendo con loro hanno manifestato in piazza Brancondi a Porto Recanati. Chiedono il pagamento degli stipendi arretrati e garanzie del posto di lavoro, dopo che nei giorni scorsi la proprietà dell'azienda ha firmato per procedere con l'istanza di fallimento per 2 dei 3 stabilimenti, ma anche il terzo è a rischio. La prospettiva per le famiglie è la cessazione dell'attività e dunque il potenziale licenziamento di circa 150 lavoratori e il conseguente tracollo di tutto l'indotto. La situazione è drammatica allo stato attuale, perché i lavoratori ormai attendono, per quanto riguarda le aziende Mondial Sole e Mondial Plast, la decisione del giudice rispetto alle istanze che sono state presentate e che prospettano a questo punto la liquidazione giudiziale delle società. I lavoratori sono qui oggi per rivendicare comunque sia la continuità occupazionale, perché rivendichiamo che ci siano degli investitori che possono per l'appunto dare un elemento di continuità per il ricorso anche agli ammortizzatori sociali straordinari. Ma al tempo stesso, tramite il sostegno di tutte le istituzioni, si possono anche avere accesso a tutte le forme di sostegno anche economico, perché ci dobbiamo ricordare che i lavoratori sono qui oggi in piazza con una prospettiva della liquidazione delle società dopo che non hanno ancora preso gli stipendi di dicembre e di gennaio. Come si procederà adesso? La situazione è che i lavoratori hanno ripreso l'attività dello sciopero, la situazione è letteralmente precipitata perché da parte del Tribunale sono pervenute delle istanze che hanno bloccato praticamente di fatto i conti delle società. Quindi ci troviamo oggi a manifestare e a sensibilizzare l'opinione pubblica su una situazione incresciosa che sta praticamente interessando tutto e trasversalmente il gruppo Mondial, quindi tutte e tre le società che occupa circa 150 dipendenti. Non ci fermeremo qui, continueremo le nostre proteste, abbiamo già sensibilizzato tutte le pubbliche istituzioni a partire dal Comune, a partire dalla Regione. Intanto le istituzioni si dichiarano vicine, il sindaco Andrea Michelini è pronto a far fronte alle esigenze dei lavoratori e Carancini per la Regione auspica un tavolo di confronto attivo. Vedremo quali saranno gli sviluppi che ci saranno anche riguardo gli ammortizzatori sociali, però sicuramente dovremo farci trovare pronti per essere presenti per quelle che saranno le esigenze dei lavoratori e le manifestazioni dei lavoratori. A livello di bilancio, noi stiamo adesso lavorando al bilancio, naturalmente questa nuova situazione che si è venuta a creare in così poco tempo era preventivabile, sicuramente vedremo tra le pieghe del nostro bilancio se c'è la possibilità e dovremo trovarla per questo aspetto. Come la Regione Marche supporterà la questione Mondial Sole e soprattutto i lavoratori che a breve si vedranno magari senza lavoro? La Regione credo che abbia un ruolo fondamentale. La speranza è che l'assessore Aguzzi e direi anche Francesco Acquaroli abbiano un atteggiamento propositivo e attivo in questa fase.